Buonasera a tutti, abbiamo oggi con noi Vincenzo Monte, socio fondatore di Turn Eventi, una società che si occupa di catering eventi, come dice la parola stessa. Qui lascio subito la parola per presentare se stesso e la propria attività. Diciamo che nella mia storia imprenditoriale ho fatto un percorso che è partito appunto da Turn Eventi, come diceva Stefano, che nasce nel 2009 nella gestione di eventi, nella somministrazione food and beverage durante gli eventi. Nel 2012 si è trasformata in una società di catering aziendali che si chiama Drink and Taste. Oggi stiamo facendo un passaggio che è diciamo un po' dato dalla situazione contingente. Ecco, questa cosa mi interessa un sacco, scusa. Siete sopravvissuti al Covid? Questa è la notizia. Stiamo sopravvivendo al Covid. Stiamo sopravvivendo al Covid, grandi. Ma cosa state pensando? Perché comunque la ristorazione sta attraversando, non dico un periodo di crisi, però insomma di grossa evoluzione, sì. Che cosa state pensando? Come state pensando di affrontare questo cambiamento? Allora, il Covid ci ha dato questa grossa opportunità di ripensare alla nostra azienda, di ripensare alle nostre skills, e stiamo andando nella direzione di stiamo costruendo di fatto una società di consulenza in ambito food and beverage. Ecco, noi come Galdus, in collaborazione con la Fondazione ITS Agro Risorse, stiamo presentando e stiamo raccogliendo le iscrizioni per realizzare un percorso di formazione particolarmente innovativo che si fonda sulla figura dell'esperto in tecnologie 4.0 applicate nella ristorazione. Tu come la vedi questa cosa? Quanto questa rivoluzione digitale che è in corso in tutti i settori della produzione, dell'industria, dei servizi potrà impattare sulla ristorazione? Sicuramente il mondo della ristorazione sta andando e andrà sempre di più verso sia la digitalizzazione ma anche verso all'industrializzazione, per cui noi ripensandoci stiamo vedendo che i punti di forza delle aziende, i punti di forza dei nuovi punti di ristorazione sono assolutamente quelli della digitalizzazione da una parte, legandosi sia a quello che è il mondo delle piattaforme, al mondo della comunicazione, al mondo del passaggio dei dati, ma anche legandosi al mondo della tecnologia. Questo per un discorso sia di replicabilità e di standardizzazione. Quindi, se capisco bene, Vincenzo, mi stai dicendo che persone, giovani, tecnici capaci di saper utilizzare macchine che dialogano via internet tra di loro per la produzione dei pasti, capaci di controllare la catena del freddo con sensori connessi in IoT, piuttosto che sappiano utilizzare la stampa 3D alimentare, che sappiano cos'è una blockchain per tracciare tutta la filiera. Cioè, sono figure che interessano al mercato del lavoro o interesseranno a breve al mercato del lavoro? Secondo le nostre previsioni sono figure che assolutamente interesseranno sempre di più. Quindi anche proprio a te, per la tua azienda, quindi per allora, far diventare dei consulenti. Nell'ottica della società di consulenza in ambito di ristorazione, sicuramente ci vorranno delle figure che saranno in mezzo fra i produttori di macchinari altamente tecnologici, altamente specializzati, e le attività di ristorazione. Dei facilitatori, dei traduttori che sappiano far dialogare la tecnologia con la tradizione, con quel chi sa far da mangiare, con chi sa gestire il cliente, con chi sa fare il ristoratore, ma che grazie all'utilizzo della tecnologia potrà fare dei notevoli passi avanti per la propria attività. Va bene, mi sembra che il quadro sia completo. Ti ringrazio di questa breve video intervista e buon lavoro a te e a tutto il tuo staff. Grazie mille. Grazie mille Stefano, a presto, ciao.